Kiev si prepara a un'altra prova di forza tra sostenitori e oppositori del governo. Il partito delle regioni di Viktor Yanukovych ha già iniziato a radunare i suoi simpatizzanti per contrastare la mobilitazione di massa prevista domani a Maidan. Lo fa nella vicina piazza dell'Europa, quell'Europa che ha scatenato la protesta di quanti chiedono al presidente di andarsene, accusandolo di volere svendere l'Ucraina alla Russia. Credo che domani vi sarà più di 1 milione di persone. La scorsa domenica ero qui, eravamo in tanti, non si riusciva a camminare, è bello. Nella tavola rotonda con l'opposizione, Yanukovych non è andato tanto oltre la promessa di amnistia per i manifestanti incarcerati in queste settimane di disordini. Ora si attende di vedere quanto accadrà martedì nel corso della visita a Mosca. Bruxelles chiede all'Ucraina di impegnarsi in modo chiaro sul cammino europeo. Il presidente russo Vladimir Putin, accusato dall'Europa di esercitare pressioni su Kiev, esalta i vantaggi economici di un'ipotetica entrata dell'Ucraina nella sua unione doganale.